Ciao a tutti e benvenuti a Do Yourself Ispirazione. In questo video voglio farvi vedere come utilizzare questo kit che si chiama Rainbow Loom, che è composto semplicemente da varie parti. Vedete infatti che c'è una guida, che è quella che ho tra le mie mani a destra, e quello che si è chiamato Finger Loom, che è quello che ho alla mia sinistra. E ovviamente servono gli elastici colorati. Proprio perché questo è uno dei primi video che vi faccio vedere con questo attrezzo, con questo kit, vi spiegherò bene come funziona. Infatti quello che succede è che la nostra guida servirà, questo binario insomma, servirà per aiutarci a regolare gli elastici e a muoverli. Infatti vedete che sull'estremità c'è una specie di punta che ci aiuta a girare gli elastici e a fare una specie di mezzo uncino. E vedete che posso utilizzarla in questo modo, quindi agganciare il mio lato e girandola riesco a far passare la guida attraverso i due elastici incrociandoli in questo modo. Questo è molto utile perché poi è la base di tutti i miei lavori e vedrete infatti che in questo modo ho già la chiusura del lavoro che vi farò vedere poi. La guida scorre comunque sempre sopra e sotto e potete ora vedere che farò semplicemente una decorazione utilizzando gli elastici verdi e rosa, ma potete ovviamente utilizzare tutti i colori che volete. Con il rosa l'aggancio semplicemente così e col mio ago d'uncinetto mi aiuto portando il verde lì sopra. Semplicemente così. Ora riparto con il verde e sopra il rosa. E cambio ancora di nuovo colore, quindi semplicemente alterno verde e rosa. C'è anche un video che ho realizzato per spiegarvi qual è il contenuto di questo box, di questo Rainbow Loom kit, quindi se volete potete semplicemente andare a cercarlo e vedrete di cosa è composto il nostro kit. Questo appunto è uno degli esempi che vi farò vedere utilizzando questo kit, ma ne vedrete sicuramente altri. Ok, ora questo è il risultato dopo un paio di centimetri che alterno semplicemente verde e rosa. Per concludere prendo l'elastico verde e lo faccio passare sull'altro lato della mia guida e lo stesso faccio sull'altro lato, così che ho la mia chiusura e posso rimuovere semplicemente la parte superiore. Io l'ho fatto ora per un paio di centimetri, 3-4 insomma, decidete voi poi quello che vi piace di più. Non ho nemmeno contato gli elastici necessari, ma come vi ho spiegato è semplicemente l'alternanza tra i verdi e rosa. E ora ho preparato questo manichino, quindi questa testa di questa bambola, per farvi vedere come potremo inserirlo per esempio tra i suoi capelli. Parte del kit è anche questo, parte viola, che appunto è come se fosse un ago, un uncino insomma. Ci servirà per agganciare, per prendere la ciocca di capelli desiderata e semplicemente passerà poi attraverso la nostra guida rosa in modo tale che potremo farle scorrere una nell'altra. In questo modo, quindi posso agganciare la ciocca desiderata con il mio uncino sulla parte viola e semplicemente tirando faccio scorrere la mia ciocca all'interno della guida rosa, in questa maniera, eccola. Ed ora semplicemente faccio scorrere i miei elastici sui capelli, quindi eliminando la mia guida rosa. Ecco. Vedete, è molto semplice. Ora posso semplicemente aggiustarlo sui capelli. In questo modo. Qua alla fine vedete che è la chiusura che vi ho fatto vedere all'ultimo, quindi c'è il doppio elastico verde ed è lo stesso che c'è all'inizio.
Vedete, questa è appunto, come vi dicevo, la forma più semplice, ma potete comunque alternare vari colori, sbizzarrirvi con altre forme, desiderare, insomma, fate un po' varie prove e vedrete che sarà molto divertente. E vedrete che nei prossimi video potrò farvi vedere anch'io alcune altre idee. E se vi sia piaciuto, come al solito, potete lasciare i vostri commenti. Vedete che il kit è composto semplicemente da questi tre pezzi e quindi potete giocarci e sbizzarrirvi come preferite. Se avete altre idee, scrivete pure i vostri commenti qui sotto e vedrò di poter realizzare qualcosa anche per voi. Se volete, questo video vi è particolarmente piaciuto, fatelo sapere anche ai vostri amici e spero di vedervi presto alla prossima volta con Do Yourself Ispirazione. Ciao!